Guarda! Oh. Ma è Zorro! Sì, Carlos, si tratta di una missione veramente speciale. Sergente Garcia, ricordo molto chiaramente le vostre ultime 3 missioni speciali e anche alcuni pasti che non avete mai provveduto a saldare. Ebbene, sergente. Oh, ma questa volta è una missione speciale segreta. E siccome è segreta, sia chiaro che tu non mi hai visto. Non sono mai stato qui. Oh, davvero? Ora devo raggiungere il capitano. Sarà di ritorno da Monterey con i cannoni per scacciare gli indiani dalle terre che stanno occupando. No! Cannoni! Oh, certo! In realtà sono solo 2 bocche da fuoco, ma... bada, è un segreto. Oh, andiamo, Carlos! Non puoi lasciare che un coraggioso lanciere di Sua Maestà parta a stomaco vuoto, eh? Sì che posso, invece, sergente! Non vi darò neanche una briciola! E intanto pagate il caffè che avete bevuto, in segreto! Vedrai, presto avrò un sacco di soldi! Perché sarò io a prendere Zorro! Zorro! Ti prenderò! Che cosa succede, Tain? Sei preoccupata? C'è una tempesta in arrivo! Avverto chiaramente che qualcosa si sta avvicinando. Non può essere un temporale. Il cielo è limpido e c'è il sole. Taina, posso andare a fare il bagno? Ma certo che puoi. Giovane squaw! Dovresti mostrare più rispetto per i più vecchi. Non ho mai visto un giovane hidalgo dipingere un quadro. Lo sto dipingendo per te, Doña Maria. Ma comunque impallidisce in confronto alla più raffinata delle arti. La tua cucina. Grazie, Don Diego. Diego! Ines, che succede? Bernardo ha sentito dire dal sergente Garcia che Monasterio è andato a Monterey per prendere dei cannoni. Che intenzioni avrà? Vuole attaccare il Jumash! Padre! Avreste dovuto dirci che gli ospiti erano già qui. Don Luis, Carmen, finalmente! I deliziosi aromi della cucina sono stati ore di pura tortura. Diego, l'hai dipinto tu questo paesaggio? Sì, certamente. Ci vedi del talento? Avrei dovuto frequentare l'Accademia di Belle Arti. Un pittore nella mia famiglia. Tanto varrebbe avere un ballerino di flamenco. Olé! Olé! Via, padre, Diego sta scherzando, è solo un passatempo. Oh, Carmen, un piccolo regalo da parte di noi tre. Oh, Ines, grazie, è magnifica. L'ho fatta arrivare dalla Spagna. Che pensiero gentile, mi piace immensamente. Davvero, grazie di cuore, la adoro.
Sergente, non ne sopporto più queste dannate mosche. Oh, io invece non mi reggo in sella. Sono affamato. È una vera crudeltà farci cavalcare a stomaco vuoto. No! Io volevo solo scacciare una mosca, capitano. Vedete, l'insetto aveva attaccato Gonzales. Silenzio, Garcia! Oggi pulirai i cannoni. Anche tu, caporale. Ora faremo una prova per vedere se la nostra artiglieria può distruggere il villaggio Chumash. Cannoni da Monterey? L'esercito è diventato una masnada di ignobili briganti. Se tutti i nostri amici Rancheros si unissero a noi, forse riusciremmo a fermarli. Per favore, siate prudente. Avete ragione sul conto di monasterio, ma la vostra idea è pericolosa. Oh, beh, se io fossi il prode Don Diego della Vega, costringerei quei tiranni a desistere. Sì, piomberei su di loro e distruggerei quei cannoni. Ines, lo sai che io sono contrario a ogni forma di violenza. Lo sono anch'io, ma a volte è necessaria, e in questo caso Diego ha ragione. Vi supplico, padre mio, non avventuratevi in un'impresa tanto rischiosa. Non abbiamo paura di quei miserabili lancieri, né di quello stupido capitano monasterio. La mia schiena. Oh, la vostra vecchia ferita, padre. Va tutto bene, mia cara, non è niente. Non devono farla franca. Notevole. Spero che mi perdonerete, Donna Maria, ma è il momento di impartire a quel capitano monasterio una lezione o due. Questo è il posto perfetto. Attenzione, al mio ordine! Primo cannone... fuoco! Ai ai ai! Secondo cannone, fuoco! Fate silenzio! Lasciatemi assaporare il momento. Non vedo l'ora di contemplare i danni che infliggeremo a quello sporco villaggio indiano. Diego, non hai cambiato idea? È troppo pericoloso, padre. Siamo impotenti contro il fuoco dei cannoni. Vi prego, siete ancora in tempo. Prendete la mia sciarpa, padre. Vi porterà fortuna. Mia cara, dolce, piccola Carmen, torna a casa e non preoccuparti. Forza, andiamo! Bene. Su, svelti! Oh! Avete sentito quel rumore? Che creatura può mai essere? Ascoltate, eccolo di nuovo. Questo? No, tranquillo, caporale. È solo la mia pancia che borbotta. Io e il mio povero stomaco stiamo morendo di fame. Silenzio, o lui vi sentirà. Lui chi? Zorro. È sicuramente qui vicino. Allora... Mi sembrano tutti impazziti. Attaccare i lancieri e alla loro età. E Diego, lasciare che suo padre vada da solo. Carmen, tu tornatene a casa. È una vera follia. No, devo fare qualcosa. Ma... Ciao! Carne alla griglia. Una montagna di frijoles. Fagioli. No. Che male alla testa. Fate silenzio. Affogata in una densa salsa di peperoncino rosso.
Mia dolce Ines, che cosa ti porta qui a quest'ora, mia cara? Vento di bufera, temo, nonna Taina. Oh. Grosso cappone arrostito. Zorro! Grazie, non l'avremmo mai immaginato. Staccate i cavalli, proteggete i carri! Quali sono gli ordini? Ritirata! Carica! No, aspetta, aspetta un attimo. Ma chi ha lanciato quelle torce? Questo non è Zorro. Già, ma se non lo è, allora... Smettetela di blaterare, catturateli! Signor sì, capitano! Lancieri! Carica! Svelti! Muovetevi! Sono ben armati, ma li abbiamo rallentati. Ritiriamoci. Soldati, informazione d'attacco. Prendete quegli uomini. Aiuto. Ehi, aiuto. Chi siete? Pensate forse di essere uguali a Zorro? Cosa? No, signore, perché io sono Zorro. Attento, è pericoloso giocare con le armi da fuoco, capitano. Potreste farvi del male. Sei procurato un esercito, a quanto pare. Non so chi siano questi cavalieri, ma hanno fatto un ottimo lavoro. En garde, capitano! Ma come? Avete perduto la vostra spada? Che increscioso incidente, signore! Resistete, capitano! Prendete! Garcia, incapace! Buono a nulla! Eccomi, capitano! Resistete! Prendetevi tutto il tempo necessario. Notte incantevole, vero? Oh, una stella cadente! Zorro! 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 Arrenditi! Come volete, sergente! Addios, capitano! Sergente Garcia, manovra a tenaglia! Prendiamola, forza!
Caporale Gonzales, raduna gli uomini intorno ai cannoni! Voi due, prendete a destra! Mentre io e gli altri lancieri andiamo a sinistra! Forza! Eseguiamo una manovra a tenaglia! Zorro! Zorro! Bene, se l'è data a gambe, eh? Possiamo raggiungere gli altri allora. Capitano! Venite a vedere! Presto! Oh. Arrestate subito quell'uomo! Arrestate subito quell'uomo! Catturiamolo! Era Zorro quello che si è tuffato. Chi l'ha visto? Non ne sono sicuro, capitano. Non ho avuto il tempo di guardarlo bene. No, no, sono ancora qui. Non sareste dovuto andare a Monterey a prendere quei cannoni, capitano. Temo che lo rimpiangerete. È giunta la tua ora, Zorro! Carica! Sergente, inseguilo! E non lasciartelo sfuggire questa volta! Artiglieria, puntare i cannoni contro il fuorilegge! Sì, sì. Su, su, halt! È in trappola! Attenzione! Prepararsi a sparare! Attacco! Più a destra! A destra! Da questa parte! Veloci! A sinistra, presto! Tornado, sei pronto? Oh! Oh! Girate subito i cannoni e sparate a Zorro! Se fossi in voi mi metterei al riparo! Fuoco! Buenas noches, capitán! Yeah. Spegnete quel fuoco, salterà tutto! Fermate subito quel carro! Vi ho detto di fermarlo, teste di legno! Sì, capitano! Chissà come ci è riuscito! Chiudi il becco, mangia salsicce, no! Voi? Meglio non attardarci, signorita. Ho riconosciuto vostro padre nella mischia. È riuscito a mettersi in salvo, ma ha lasciato cadere questo. Oh, e gli altri? I rancheros? Don Alejandro? Stanno tutti bene. Ma lo stesso non si può dire del capitano monasterio e dei cannoni. Venite, vi scorto a casa. Questa zona è infestata dai banditos. No! Oh. Siete al sicuro ora. Adios! Chi siete voi? Shh.
È molto meglio che non lo sappiate. Una volpe astuta sta rintanata nel suo nascondiglio, soprattutto di giorno. Sapete, ho un certo debole per le volpi. Chissà quante volte vi avranno detto che siete incantevoli. Oh. Bene, ci rivedremo molto presto. Lo spero tanto. Oh. Lasciarvi è un dolcissimo tormento, signorita. Adios! Di questo passo a Natale saremo ancora qui. Gancio! Sbrigatevi, buoni a nulla! Attento! Aiuto! Mammina! Vostra Eccellenza, mi servirebbero più uomini per catturare Zorro. Cosa? Più uomini? No, aspettate, mi costerebbero una fortuna. Dovrei cancellare dei ricevimenti per pagare i soldati? No, è fuori questione. Vi ordino di arrestare quel bandito e alla svelta, se avete a cuore la vostra carriera. Razza di incompetente. Oh! Tu guarda che... Il primo che riuscirà ad acchiappare quella mosca avrà un pasto completo pagato dagli altri tre. Eccola! Non ha scampo! Ora la pesca! Scordatelo! È mia! L'ho presa! Sergente Garcia! Sì, capitano! Sei un idiota! Capitano Monasterio, che vi succede? Zorro attacca continuamente i miei convogli di prigionieri, tra cui è Los Angeles. E il governatore si rifiuta di darmi più uomini. Sì, le strade poco sicure sono negative per gli affari. Ma forse ho un'idea che fa al casa nostra. Vedete? Questa non ce l'abbiamo a Los Angeles. Cosa? I gabbiani? No, no! Il porto, amico mio! Ora vi spiego. Se Los Angeles avesse un porto come quello di Monterey, sarebbe molto più facile per i commerci e per i vostri convogli. Oh, i miei convogli non verrebbero mai più attaccati da Zorro, sempre che al suo cavallo non crescano le pinne. C'è solamente un piccolo problema. Il posto ideale sarebbe proprio sulle terre che appartengono ai Chumash. Questo non è un problema. Sto morendo di sete. Insomma, non mi sono arruolato nell'esercito per fare il boscaiolo. Voi due tornate al lavoro. Tu! Non credete che potremmo rifilare questo compito ai Chumash, capitano? A quei selvaggi? Guarda le loro case. Vuoi un porto che cada a pezzi? Rimettiti al lavoro. Via di qui! Non potete farci questo! Non vi vogliamo mettere via! Andatevene! È un'invasione inaccettabile! Non avete alcun diritto di farlo! Sisquok ha detto parole vere. Voi state calpestando la terra dei nostri antenati. Gli spiriti del mare hanno condotto i Chumash su queste sponde prima dell'inizio dei tempi. Gli spiriti del mare? Che cosa saranno mai, sirene? O forse stai parlando di mostri? Oh, non vorrai spaventarci con leggende e stupide favolette? La mia gente, il popolo Chumash, ha sempre pescato in queste acque. Bene. Allora raccogliete pure capanne e canoe e andate a squazzare da qualche altra parte. Che ragazza! Io vivevo su questa sacra terra, molto prima che voi veniste al mondo sull'altra sponda delle grandi acque. Questo dimostra chiaramente che tu appartieni al passato, vecchia. La natura ora deve essere addomesticata dall'uomo. Beh, sembra che la natura non sia d'accordo con te, signor. Ah!
E come vi dico, un porto vero e con barche vere. Un porto vero? Sei sicuro? Ma dove? Davanti al villaggio dei Chumash. Ho visto i soldati andare verso la costa questa mattina. Stanno costruendo qualcosa e per me questo significa più affari. Su, andiamo a dare un'occhiata. Capitano? Che cosa c'è? Questo progetto è una vera ingiustizia. Questa costa appartiene ai Chumash. Nessuno dei Rancheros vi darà il suo appoggio. Al contrario, mia cara Ines. Questo porto frutterà tanti di quei soldi che verrete tutti a pregarmi di entrare in affari con me. Non farlo. Ehi, voi credete di essere in vacanza? Sì, tornate subito al lavoro! Garcia, non battere la fiacca! Sì, Garcia, tu! Prendi l'accetta e datti da fare! Attenzione! Buttatemi! Garcia, sei un idiota! Non sei neanche capace di tirare giù un albero! Ma, capitano, non è stata colpa mia! Lasciami, è sfuggita di mano! Certo che è stata colpa tua! Libererò il capitano quando interromperete i lavori di costruzione! Il capitano è stato rapito! Inseguiteli, bracco di buoni a nulla! No, lo sai che i soldati ti arresterebbero. Fermi! Visto che il capitano non è qui, cioè non è disponibile, sono io al comando! Inseguiteli, branco di buoni a nulla! A piedi, sergente? Basta perdere tempo! Se il capitano non c'è, sono io che devo ordinare di andare a cercare il capitano. L'avevo già detto, per caso. Perché non andiamo a prendere i cavalli? Smettetela di dirmi quello che devo fare! Così mi confondete! Quali sono gli ordini, signore? Allora li inseguiamo o no? Prendete i cavalli! Insomma, quante volte devo ripetervelo, zucconi? Poveri noi! Bene, siamo tutti pronti? Avanti! L'indiano è andato dall'altra parte, sergente! Sì, questo lo so anch'io. È che cercavo di creare un diversivo. Di qua! Seguiamo il sergente! Forza, forza! Branco di idioti! Dovrò occuparmene io stesso! Se quel Don Rodrigo Malapensa si mette di mezzo, potrebbe finire molto male per tutti noi. La violenza genera sempre dolore, nonna Taina. Sì, dici il vero. Ma in questo momento vorrei ricevere tanta forza dal Grande Spirito per cacciare quegli invasori dalla nostra spiaggia. E tu te ne starai a guardare con le mani in mano come al solito? Sei sempre troppo dura con me. Cercherò di ritrovarli. Chissà, forse convincerò Sisquok a lasciare andare monasterio. Credo di sapere dove si sia nascosto. Sai, giocavamo spesso nelle caverne lungo la spiaggia quando eravamo piccoli. Ascoltate, dovete trovare Sisquok e Monasterio. Liberatelo e ovviamente fate prigioniero l'altro. Catturiamo Monasterio e liberiamo quel Sisquok. Ah, sei proprio un idiota. Allora il piano è liberare quello che è stato fatto prigioniero da quell'altro che lui voleva fare prigioniero, capito? Immobilizzate l'indiano e portate indietro il capitano. Insomma, è così difficile. Guarda che non sei tanto bravo a spiegare. E tu non sei bravo a capire, zoccone.
Deve essere da queste parti. Oh. Benvenuti, possenti spiriti del mare. Com'è che il capo ci rifila sempre queste faticacce? Non ti piacerebbe sdraiarti su un caldo e soffice letto? Perché non ci troviamo un posticino tranquillo? Ci facciamo un sonnellino e domani gli diciamo che non siamo riusciti a trovarli, eh? Ah, ora ci intendiamo. Ecco, quando parli così ti capisco perfettamente. Attacco! Oh, che botta! Ah, guarda, ecco dov'era! Devo fare presto. Stoppa, fermo. Sorpresa! Chi sono? Zorro! Sì, indovinato. Olè! Attenti alla testa! Sono quasi carini. No, solo quasi. Siete geloso, capitano? Che vi prende, capitano? Non vi va una bella passeggiata al chiaro di luna? Grazie, Zorro. Sta tranquillo, amico mio. Ti prometto che nessuno costruirà mai un porto qui. Ora nasconditi sulle montagne e aspetta che le acque si calmino. A presto, ci vediamo. Qual è il tuo piano adesso? Impedire la costruzione del nostro porto? Vediamo, direi di sì. E come pensi di riuscirci? Potresti attirare gli spiriti del mare. Io non credo nei mostri marini, Zorro. Non è che una favola per damigelle. Mostri! Aiuto! Quei mostri ci divoreranno! Più veloce! Stanno arrivando! Facciamo in fretta! Gentile da parte vostra darmi il cambio. La riva è da quella parte, capitano. Presto! Mostri! Siete salvo ora? Muovetevi, capitano! Coraggio! Allora, se non farete il bravo, gli spiriti del mare verranno a prendervi e vi puniranno. Io non ho paura! Li combatterò fino all'ultimo respiro! E se tu credi... Sì, un'altra volta. Quella è la capanna di Taina. Se mi aiuterete a catturare la loro preziosa nonnetta, potremo scambiarla con monasterio. Questo porrà fine alla loro piccola rivolta. Non vi permetterò di entrare, malapensa. Fatevi da parte, signorita. Prendete la vecchia sciamana. Ma che significa? No, se l'avessi saputo mi sarei arruolato in artiglieria. Che sta succedendo qui? Sergente, arrestate questa donna. È lei il loro capo. È colpevole esattamente come il guerriero che ha rapito il capitano. No, Don Rodrigo, il capitano non è qui. E quando il capitano non c'è, è il sottoscritto quello che dà gli ordini. E perciò io vi comando di...
Fate molta attenzione, Garcia. Quando tornerà il vero capitano, potrebbe mettersi molto male per voi. Posso darlo io l'ordine, Don Rodrigo, se siete certo che questo è ciò che vorrebbe il capitano. Oh! Zorro! Posso giocare anch'io a fare il capitano mentre lui non c'è? Presto, prendete quell'uomo! Cosa? Ehi, sono io al comando! Presto, prendete quell'uomo! Oh! Ma dov'è? Dov'è andato? Cos'è questo passo di danza? È il bolero? Il fandango? Il flamenco? O è quel nuovo ballo che furoreggia a Madrid? Il passo doble? Perché non costruite il porto altrove, eh? Io libererei il capitano e tutti gli altri sarebbero felici. Scordatelo! Oh, ecco un passo di danza davvero originale. Adesso prendiamolo! Devo scacciare tutti quegli spiriti maligni dalla tua testa, Don Rodrigo Malapensa. Ce n'è un'infinità! Muoviti! Lasciatemi andare! Andiamo a parlarne con il capitano. O volete continuare a girare intorno? Sergente, quali sono gli ordini? Zorro ha appena rapito Don Malapensa. Dobbiamo trovare quel furfante e anche il nostro valoroso capitano. E in più si scuochi il ribelle. Dobbiamo costruire il porto. Perché non mangiamo un boccone? Vedete? Ormai è l'alba. È ora di fare colazione. Avete ragione, signorita. Un buon pasto è importante per il morale delle truppe. Lancieri, rompete le righe! Lancieri, mi meraviglio! Dov'è il vostro onore? Qui si mangia molto meglio che alla mensa. Ecco qua, finalmente di nuovo insieme. Signori, state per assistere a un raro ed eccezionale avvenimento in California, la notte degli spiriti del mare. Adios! Ne ho abbastanza di queste ridicole, assurde storielle da bambini. Quei mostri sono reali? Vi dico che hanno fatto quasi affondare la canoa. Cosa? Sono balene! Accidenti, quei Chumash! Potevano anche avvertirci! Un porto di legno non può reggere all'urto delle balene! Ho cercato ovunque su e giù per la costa. Nessuna traccia di Seasquawk né di monasterio. Seasquawk deve aver trovato un buon nascondiglio, se neanche tu sei riuscito a scovarlo. Gli spiriti del mare! Venite, sono qui! Siamo spaccati la schiena per costruirlo! Ah, io non voglio rifarlo da capo! Meraviglioso! Non piangere! Evviva! Gli spiriti del mare hanno salvato il popolo Chumash! Evviva! Sì! Evviva! E ora festeggiamo!
arrivano ogni anno per partorire i loro piccoli proprio qui, vicino al villaggio dei Chumash. Quei mostri marini arrivano ogni anno? Questo significa che un porto non resisterebbe mai qui! Tutto va bene. Dove siamo? Oh, accidenti a Zorro! Che ne direste di stare un po' zitto? Ne ho davvero abbastanza di sentire i vostri lamenti! Oh, state parlando al capitano della guarnigione di Los Angeles! Posso arrestarvi per molto meno di questo! Oh, fate pure! Preferisco starmene in prigione piuttosto che essere costretto ad ascoltare il vostro continuo piagnisteo su Zorro! Cosa? Zorro! Bla bla bla! Che cosa vogliono questi? Forse ci hanno presi per il loro pranzo! Ci sono anche presto! No, no! Via, via! Sulla testa, no! Via, no, no! Lasciatemi in pace! Andatevene! Va bene, ma sono freschi. Freschi di tutto il mercato. Permettete che mi presenti. Ching Li Ching. Sono il cartografo del glorioso imperatore Dao Gong. Figlio del sole e sovrano dell'impero celeste. Don Esteban Parasol, governatore della California. Che cosa vi porta da queste parti, signor Ching? Questa mappa apparteneva al famoso corsaro Francis Drake. Il più grande nemico della Spagna ha assalito e saccheggiato tantissime nostre navi. Vi offro la possibilità di vendicarvi. La mappa ci dice che ha sepolto il suo tesoro qui, in California. Oh! Il suo tesoro? Certo, deve valere una fortuna. Già, il posto sarebbe questo, appena fuori da Los Angeles. Purtroppo, un bandito chiamato Zorro terrorizza la regione. Vi servirà una scorta militare. Vi raccomanderò al capitano Monasterio. Amo questa terra. È bellissima e piena di armonia. Sì, esatto. È il posto migliore che ci sia per non fare proprio niente. Diego! Bernardo! Vado a fare provviste, ho bisogno delle vostre braccia forzute. Per ordine del governatore, il signor Ching avrà tutto il nostro apporto alla ricerca del tesoro nascosto di Francis Drake. Se lo troveremo... vi prometto che a Los Angeles nessuno pagherà più le tasse! È incredibile! Non esiste un governatore che rinunci a riscuotere le tasse! Hai ragione! Non si è mai visto! Che splendida notizia! Penso che aprirò una locanda tutta mia! E io aprirò decine di ristoranti chiamati Carlito da un estremo all'altro della California! Io devo avere quel tesoro. In fondo, capo, voi assomigliate molto a un pirata. Congratulazioni, signor Ching. Ma che scoperta straordinaria. Oh, perdonatemi, non mi sono presentato. Mi chiamo Don Diego della Vega. È un vero piacere. Il piacere è tutto mio, signor della Vega. Che bel vestito. Ditemi, è di seta? Se avete bisogno di me, chiamatemi pure, capitano. Sarò lieto di offrirvi il mio aiuto. Non voglio il vostro aiuto, Don Malapensa. Quindi tenetevi lontano dalla mia spedizione. Cattive notizie, purtroppo. Quella mappa li porterà dritti al mio covo segreto. Per fortuna, la mappa è rovinata. Ed è scritta quasi solo in Chumash. Quasi nessuno sa leggere quei simboli. Di certo non Monasterio o Ching. Beh, per Francis Drake era come un codice segreto. E questo ci darà un po' di tempo per rovinare la loro caccia al tesoro. Ah!
si soffoca. Buongiorno, come va la vostra caccia al tesoro? È così affascinante. Un po' più a sinistra. Sinistra! Ah. Cosa ha detto? A sinistra! Mi sembra che il capitano abbia detto... Sì, sì, quello scoglio laggiù. Io credo che abbia detto di... Fai silenzio, Gonzales! Non sento il capitano! Gabbiani! Non posso sopportarli! Attento, sergente! Oro! Oro! Sono ricco! No, è rame, sergente. Non mi importa! Ho trovato il tesoro! Garcia, sei davvero un incapace! È solo una moneta di rame! Se non è nella baia, allora di certo deve trovarsi nell'entroterra, da quella parte là. Bene, allora è nel vostro ranch, Don Diego. Ah, sì? Però è davvero eccitante. Bravo, bravo, fratellino. Se pensavi di rovinare la loro caccia al tesoro, non ci stai riuscendo bene. Il tesoro è sepolto nel ranch dei De La Vega. Un enorme tesoro. Deve valere milioni di pesos. Diventeremo ricchi. C'è tantissimo oro, rubini e diamanti. Ma davvero? Credi che sia stata una mucca a nascondere il tesoro di Francis Drake, sergente? No, no, capitano. Davo solo un'occhiata. Non si sa mai. Sergente Garcia, vedo che siete capitato su qualcosa di molto grosso. Sento odore di successo. Incredibile. Questa è una vera invasione. Ah, lasciamoli fare. Credo che se ne andranno presto. Ho invitato Ching all'hacienda offrendogli la nostra protezione. Grazie a questa proposta avremo meno soldati tra i piedi. Astuto, no? Amici, assaggiate questo pesce speziato. Una specialità cinese. Buono. Desiderate un po' d'acqua? Vi è piaciuto? Forse non è abbastanza speziato. Oh, no, perfetto. Che gentile. Prego, qui ce n'è dell'altro. Oh, bene. Sì, sono simboli Chumash, l'antica lingua di questa regione. Mia moglie era una della loro tribù. Ines, mia figlia, può aiutarvi a decifrarli. Davvero potete? Che fortuna! Vado subito a prendere la mia lente. Guarda, l'entrata del mio covo segreto. Tira via quel dito, non vedo niente. Un proverbio cinese dice: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Questi sono dei simboli antichi, molto difficili da decifrare. Probabilmente questi due cerchi indicano la presenza di acqua. Deve esserci una sorgente. Può darsi che il tesoro sia stato sepolto in una caverna. Sarebbe un ottimo nascondiglio. C'è una caverna nella mappa? Sì, è possibile, però sarebbe così banale. Francis Drake non era una persona comune. Secondo me avrebbe scelto un posto più originale. Beh, come direbbe un vecchio saggio cinese... Forse, o forse no. È molto furbo. Non sa dov'è l'entrata della caverna, ma sono sicura che prima o poi la troverà. In ogni caso, lì non c'è nessun tesoro. Se ci fosse, l'avremmo trovato molto tempo fa. Certo, non puoi dirlo a Cingo a monasterio. Forse bisognerebbe dare loro quello che stanno cercando.
Un tesoro, ma uno falso. Bernardo ha ragione. La mappa di Ching non potrà indirizzarli al nostro falso tesoro. Oh, la mia testa. Preferisco i duelli con le spade. Trovato! Faremo un'altra mappa che li porterà esattamente dove vogliamo noi. Sostituiremo la mappa di Ching con la nostra, che ne dite? Ines, hai rubato la mia idea. Diego, quel cerchio è troppo piccolo e non è del colore giusto. Ehi, aspetta, me lo hai detto tu di disegnarlo così. Come sarebbe? È un disastro. Allora perché non provi a disegnarla tu, Bernardo? Su, non abbiamo molto tempo, è quasi mattina. Dobbiamo riportare la mappa a Ching. Voglio che tu prenda quella mappa. E guai a te se fallisci il colpo. D'accordo. Non dovete preoccuparvi, capo. Con voi due c'è sempre da preoccuparsi. Subito quella mappa e non ti succederà niente. Mi spiace molto, signor bandito. Moschito! Zorro! Amo fare esercizio. Zorro, il bandito! Posso unirmi a voi, gentile signor? Davvero impressionante. Il bandito è lui, signor, non sono io. Sembra che la vostra mappa attiri i ladri. Beh, signor, a quanto pare ve la cavate anche senza il mio aiuto. Già. Hasta luego. Venite qui. Che succede? Visto che avete subito un'aggressione, non siete ferito, spero. E la mappa? Ce l'avete ancora, la mappa? Quella mappa attira troppi malintenzionati. Non siete al sicuro a casa dei Della Vega. Qui nella mia guarnigione non potrà accadervi nulla di male. È piena zeppa di soldati. Contate su di noi, capitano! Signore! Ah, penso che apprezzerete la mia specialità. Occhi di calamari speziati in salsa di alghe. Allarme! C'è Zorro! Tutti fuori! Presto! Incendio!
sei finito? Sono qui, sergente, alla locanda! Vuoi dire che la locanda sta andando a fuoco? Ma questa è la fine del mondo! Sergente Garcia, caporale Gonzales! Fantastico! Avete visto? Sergente, per caso non sentite odore di bruciato? Qui c'è un incendio, è ovvio che c'è odore di bruciato! Vado a fuoco! Vado a fuoco! Brucio! Forza, muovetevi! Oh, la mappa! Che strano, non l'avrò dimenticata sul tavolo del capitano monasterio. Ho modificato qualche dettaglio e ho cancellato l'ingresso della caverna per mettermi fuori strada. Presto si accorgeranno del mio diversivo. Svelta, rimettila a posto. Credo di aver dimenticato la mappa nel vostro ufficio. Possiamo andare a prenderla? Ma che strano, sembra bloccata. Ehi, venite ad aiutare! Subito! Sbrigatevi, scansafatiche! Buonasera, capitano! Zorro! Non state certo dando un buon esempio. Credo che dovreste aiutare i vostri cittadini a spegnere il fuoco. Apri immediatamente quella porta e arrenditi! No, grazie. Non è strano che un pericolosissimo bandito entri nel forte più inespugnabile della California? Non c'è nessun incendio. Questo è solo un trucco. È l'ennesimo sporco trucco di Zorro. Capitano, vi siete chiuso fuori? Ora è Zorro il nuovo capitano. Se Zorro fosse il nuovo capitano, si sarebbe già catturato da solo. Che cosa intendi dire con questo, sergente? All'attacco! Conquistate la guarnigione! Forse dovremmo avvertirli che stanno attaccando il loro forte. Forza! Presto! Su, su! Yuhu! Sono qui! Andiamo, non siate timido! No, no, no! Di nuovo! Attenzione, voilà! Ci è mancato poco. Doña Inés? Scusate! Capitano, ci vediamo alla prossima! Poi è tornato! La mia mappa. Mm.
È laggiù, esattamente a 6 passi. Ah, che dolce momento! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Ah, lo sapevo, perciò mi sono precipitato! Tutto ciò è meraviglioso, mi attende la gloria! Il tesoro di Drake è mio! Ah, il tesoro di Drake, Vostra Eccellenza! Questo non è giusto! Dovreste essere voi il primo a vederlo, Ching! E questo sarebbe il tesoro di Drake! Che delusione! Io non capisco! Probabilmente Drake non aveva il tempo di lavarsi i piedi! Sono gli stivali di papà! Sarete messo in punizione, voi e i vostri uomini, capitano monasterio, per 15 giorni! Niente tesoro, nessuno avrà niente di niente! Siete contrariato? Se il capitano non fosse stato così infuriato, gli avrei detto che quella cassa non era certo dell'epoca di Drake. Il tesoro deve essere sparito da molto tempo. È normale. Tenete le mie spezie segrete, così potrete cucinare alla cinese. Oh, vi ringrazio infinitamente. Mio padre ne sarà entusiasta. È un tipo simpatico. E anche molto gentile, ma queste sono troppo forti per me. Ho inseguito il cervo fino alla grande rupe. Ecco, guarda, questo è il tuo acchiappasogni. Usalo. Vedrai, tiene lontano i peggiori incubi. Ti assicuro che dormirai come una bimba. Salute a voi tutti, fratelli. Guardate, Sisquo! Quando sarò grande, difenderò il nostro villaggio come fa Sisquo. E allora porterò via il capitano sul mio stallone. E poi lo daremo in pasto alle formiche rosse. Sì! Al galoppo, guerrieri! Sisquo è diventato un vero eroe. Un eroe costretto a vivere nascosto. La luna ha già attraversato l'arco del cielo 2 volte. E Sisquo deve ancora rimanere sulle montagne. Il capitano monasterio è uno che non perdona, quindi... Abbiamo visite, guardate! Ci sono i soldati! Frugate in ogni angolo, dobbiamo trovarlo! Sisquok non è qui. State creando tutta questa confusione per niente. Non è qui, capitano! Postura! Attenzione alla postura! Un nemico potrebbe arrivarti alle spalle e coglierti di sorpresa. Oh, via, capitano! Perché non lasciate perdere, Sisquok? Un uomo della vostra posizione avrà sicuramente cose più importanti a cui pensare. Scommetto che se quel povero ragazzo si nasconde è perché ha paura di voi, è chiaro. Ha paura del prode e potente capitano di Los Angeles. Naturalmente, della mia posizione e del mio grande valore militare. Oh, che profumino! Potrei! È possibile che abbiate ragione. Stiamo solo perdendo tempo a cercarlo qui. Lancieri, si torna al presidio! Presto, forza! Svelti, branco di fannulloni! Ci è mancato poco. Non avremmo abbandonato le ricerche un po' troppo presto? Ma per una buona ragione. Un attimo di pazienza e capirete. Quella ciotola raccolta da Garcia era un indizio importante. Ora, chi potrebbe averci mangiato? Dietro front! Il fuggitivo è ancora qui. Perquisite il villaggio.
Ah, sono stravolto. Lo sai che Zorro mi ha tenuto piuttosto sveglio nelle ultime notti. Ehi, prendete quell'uomo! Non lasciatevelo scappare stavolta o sarete voi a finire in prigione! Sì, Squawk! Ricordati il nome dell'uomo che ti ha catturato! Caporale Gonzales! Niente confusione! Seguite gli ordini, siate disciplinati! Soldati, tornate indietro, è un ordine! Il fuggitivo si consegnerà solo a me, il sergente! Per fortuna possiamo sempre contare sui soldati per mandare all'aria i piani di monasterio. No! Lascialo andare, Gonzales! Fatti da parte mentre io arresto questo pericoloso criminale! Su, vattene via, su! No! Lui è mio! L'ho preso io! Sì, Squawk! Il governatore ti sta aspettando a Monterey. Ti spedirà in un campo di lavoro nella zona più calda del Messico. Passerai il resto della tua vita laggiù a spaccare rocce! No, non potete farlo, no! Scusate, capitano, voi sapete che la vendetta avvelena l'anima? Concedetegli il perdono. Il perdono? Dovete averlo letto in qualche libro per svenevoli signorita. Torniamo al presidio. Signor, sì, signore! Monasterio sta portando Sisquok a Monterey. Lo spedirà in un campo di lavoro. Se lo farà, possiamo dire addio per sempre a Sisquok. Voglio andare subito a Monterey per parlare con quel governatore, Don Esteban Parasol. Cosa? Nonna, la città è a molti giorni di cavallo da qui. Ah, non importa. Nessun guerriero Chumash marcirà in un campo di lavoro. Non è il momento di starcene seduti in mezzo a un prato a contare le farfalle, bambina mia. Ma, nonna... Zitto e corri a prendere il tuo costume da Zorro. Sei sicuro? Ha tutta l'aria di voler sbranare monasterio vivo. Eccomi qui. Sono andato a casa a prendere un vestito pulito. Così mi renderò presentabile prima di incontrare Don Parasol. E questo nuovo vestito ti aiuterà a liberare il nostro Sisquok? Ma certo! Lo vedrai, nonna. Il completo che ho scelto è magico. Il palazzo laggiù è la casa del governatore. Prego, signore. Oh, Don Diego, siete qui per dire addio per sempre al vostro amico? Partirà con la prima nave diretta in Messico. Ma non è ancora su quella nave. Don Diego, cara signorita Ines, cosa vi porta qui? Salve, eccellenza. Sono venuta a chiederti di perdonare il giovane guerriero Sisquok. No, no, ne ho abbastanza di questa storia. Il caso è chiuso, signora. No, sono troppo dolci. Non li potremo usare per il mio ricevimento. È delizioso. Oh, sì, avete ragione, sergente. Sono davvero squisiti. Eccellenza, sono mesi ormai che Sisquok vive sulle montagne, da solo, lontano dalla tribù e dalla famiglia. Non credete che questa sia una punizione sufficiente? No! Il guerriero ha aggredito un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà, quindi merita di essere deportato. Don Parasol, solo il perdono ci permetterà di vivere tutti finalmente in pace. Fate silenzio, per favore, tacete! Non voglio più sentir parlare di questo Sik Sok, che tra l'altro ha un nome davvero impronunciabile. Do una festa tra soli due giorni e non c'è ancora niente di pronto. È un disastro. E ogni
Ogni notte sono tormentato dagli incubi. Incubi? Ho una soluzione per il vostro problema, eccellenza. Vi prego, accettate questo acchiappasogni come dono dei Chumash per proteggere il vostro sonno. Mi spaventano queste cose! Portano sfortuna! Non temete, eccellenza. Non soltanto non farete più dei brutti sogni, ma questo amuleto vi aiuterà a organizzare un ricevimento che gli ospiti non dimenticheranno mai. Sul serio? Sì, senza alcun dubbio. Ma naturalmente, in cambio, dovremo placare gli spiriti Chumash, restituendo un guerriero alla sua gente. Come Sisquok, per esempio. Un momento! Non vorrete veramente... Sì, invece. Sisquok chiederà scusa al capitano in pubblico. Grazie infinite, Don Diego. Vi ordino di rilasciare subito quest'uomo. Però se lo farà di nuovo, il capitano monasterio potrà farlo deportare. Ti chiedo scusa, capitano monasterio. Come? Cosa? Questa è una dannata farsa! Vi ringrazio di cuore, amici miei. Aspettate, è impossibile! Lo lasciate andare così! No! Vengo con te. Ci serve molta legna per il fuoco. Le tracce puntano dritte su Monterey. Il monastero farà sicuramente imbarcare Sisquok se non li raggiungeremo in tempo. Correte con il vento. Una donna anziana come me non farebbe altro che rallentarvi. Chiederò agli spiriti di proteggere tutti voi. Va pure, Diego. Noi cercheremo di trattenerli. Diamo inizio alle danze. No, hai vinto di nuovo. Sì, che vuoi farci? Il prezzo a me. Sì, perfetto. Mi sembra giusto. Eravamo d'accordo. Nessuno può salire a bordo. Questi sono gli ordini. Ho promesso a mia nonna di venire qui a informarmi dal capitano monasterio per vedere se qualcuno ha trovato Sisquok. Lui è sparito e nonna Taina è molto preoccupata. Signorita della Vega, che bella sorpresa! Cosa? Don Diego non è con voi, peccato! Diego è da Don Parasol. Stiamo cercando Sisquok. Voi sapete dov'è? Il vostro indiano è sul punto di salpare per un lungo, lunghissimo viaggio nella stiva di una nave che lo porterà a un campo di lavoro in Messico. Intendete dire, Don Parasol l'ha perdonato? Se fosse rimasto fuori dai guai, ma vedete, ora è stato accusato di aver insultato il nostro governatore o di aver rubato cavalli, non ricordo bene. Oh no, capitano, abbiamo compiuto un arresto obituario. No, com'era la parola? Ah sì, arbitrario, così avete detto, giusto? È fantastico, significa che Sisquok non ha fatto nulla e che dovete rilasciarlo. Non è così, cosa? Capitano? Garcia, ti sei guadagnato un mese a spalare le tame. Capitano, lasciate almeno che io veda Sisquok. No, sfortunatamente questa nave è sul punto di levare l'ancora. Quindi noi dobbiamo ritirare la passerella. Sciocchezze! Oh, andiamo, capitano. State già lasciando la California? Senza neppure salutare gli amici? Oh, cielo, è quell'orribile delinquente. Zorro, anche tu finirai in un campo di lavoro. Soldati, arrestatelo! Addosso! Prendiamolo! Prendiamolo!
signorita Inés de la Vega! Oh, che cosa posso fare? Oh, un ventaglio! Portatemi dei sali, presto! Oh, cielo! Oh, che guaio! Arrivo! Un po' d'acqua, per favore! Cosa? Acqua? Volete dell'acqua? Arrivo subito, signorita! Ecco l'acqua! Ehi, che state facendo? Non potete andare lì sotto, il capitano non vuole! Qualcun altro vuole fare il bagno di mezzanotte? Che succede? Piovono bottiglie? Cos'è, la fatica si fa sentire? No, no, non posso lasciarvi vedere il vostro amico. Guardate, Sisquak si è appena tuffato, sta fuggendo a nuoto. Cosa? Dove? Io non vedo nessun... No, non di nuovo. Oh, no, 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 no. Zorro! Sono qui! No, anzi no, qui! Oh, tanto ti prendo! Dove sei? Qui, capitano! Infatti non c'è! L'abbiamo nascosto in un luogo che non riuscirete mai a indovinare! Capitano! Quell'indiano! Sisquak! Non è più nella stiva! È naturale che non sia lì dentro, sergente, perché è a bordo della Santa Clara, quella nave laggiù che sta preparando... Chiudi il becco, citrullo! Grazie per l'informazione, caporale! Ce l'ha fatta! Wow, incredibile! Da un'ultima occhiata alla tua cara, amata California. Credimi, non la rivedrai mai più. È questa la nave che offre un passaggio fino in Messico? Era da tanto che ci volevo andare. Zorro? Sei venuto per essere sconfitto dal più grande maestro di scherma di tutti i tempi? E sareste voi il migliore in circolazione? Ah, ora è chiaro. Ecco perché i lancieri non sanno brandire una spada. Cosa? Ritira quello che hai... Che hai detto? Stai indietro! Non provare ad avvicinarti al prigioniero. Oh, neppure un pochino. E se invece facessi così? State indietro! Voglio infilzarlo io. Forse prima dovreste prendermi, maestro! Ve la tengo io! Vi sarebbe d'impaccio qua sotto! Ora vedremo chi è il migliore con la spada! Sono qui! Però, molto bravo!
Oh, bella stoccata! Davvero elegante! Potreste mostrarmela di nuovo? Notevole! Chissà come sarà il vostro gran finale! Oh! Ecco un insolito modo di attaccare! Soldati! Aiuto! Io soffro di vertigini! Svelto, Seasquawk! Raggiungi la riva a nuoto! Grazie mille, Zorro! Aspetta e vedrai! Non cercare di nasconderti o di fuggire! Torna qui e combatti da uomo! Oh, ai vostri ordini! No, passate no! Fatemi scendere! Come desiderate, maestro! No! No! Sono felice che tu sia scappato. Diego, dove sei stato, caro ragazzo? Giù al presidio. Ho aspettato un'eternità per poter vedere il governatore. E solo per scoprire che Seasquawk era già stato liberato da quel tale Zorro. Io e Zorro ci siamo battuti contro i soldati. Oh, la vita è così ingiusta. Mi perdo sempre la parte più divertente. Zorro deve sapere che Diego è contrario ad ogni combattimento e molto saggiamente aspetta sempre che Diego se ne vada prima di attaccare. Certo, nonna Taina, deve essere così. Presto, a Monterey. Dobbiamo andare al ballo del governatore. Non possiamo andarci subito, no. Ines. Diego è andato a trovare la nonna e io ho tante di quelle cose da sbrigare qui al ranch. Porta un po' di pazienza, figlia mia. No, andiamo. Credi davvero che non capisca? Il mio ballo è qui. Ti prego, Bernardo, danza con me. E c'è una certa signorita della Vega che dovrebbe provare il vestito. A meno che non abbia deciso di andare al ballo dell'anno prossimo. Su, su. Arrivo. Arrivo, Doña Maria. Non preoccuparti. Ah. Con chi vuoi parlare? Io... con mia madre. E tu? Con il nonno. Mi manca molto. Gli volevo tanto bene. Tu sei della nostra tribù? Mia madre lo era. Era una Chumash, come te. E che cosa le è successo? Molti anni fa i pirati entrarono in casa nostra. Mia madre salvò me e mia sorella, ma... il grande spirito la portò via. Mio padre non è più qui, invece. È stato portato via dai soldati. Cosa? Avevano tanti cavalli e anche tante armi. Vuoi sapere dove lo hanno portato? Mm-hmm. Ecco! Quello è mio padre. Muoviti! Forza! Forza! Avanti! Spostate quel masso! Presto! Su! Su! Che grinta, caporale! Zorro farà bene a stare attento. E voi che cosa ci fate qui, Don Diego? Stavo per chiedervi la stessa cosa, caporale. Perché lavoro stradale? Ordine del governatore. Oh. E suppongo che questi uomini si siano offerti volontari per fare questi lavori. Non abbiamo chiesto la loro opinione. Il capitano Monasterio ha ordinato così. Ah, e la frusta? Beh, questa frusta è una mia idea. Serve a farli lavorare più in fretta. Oh,
Sembra un buon metodo, ma se qualcuno lo trovasse inumano? Dovrebbe parlare con i miei superiori. Ah, ma questa è un'ottima idea. Vi ringrazio, caporale. È stato un ottimo suggerimento. Ci vediamo, ragazzo. Ciao. Oh, nonna, è passato troppo tempo. Continuo ancora a combattere per la mia gente, anche se ormai sono vecchia come quella montagna. Mi spiace, sei venuto a trovarci in un momento difficile. Sì, lo so. L'esercito sta facendo lavorare come schiavi i vostri uomini. Che cosa pensi di fare? Diego, come sai, noi non siamo guerrieri. E fin dai tempi dei nostri antenati ci siamo sempre battuti per evitare i conflitti. Ma oggi hanno portato via quasi tutti i nostri uomini. Nel villaggio sono rimasti solo le donne, i bambini e noi anziani. Se porteranno via altri uomini, toccherà a me pescare alla mia età. Stanno costruendo una strada sul dorsale della montagna. Ma per quale motivo? Non c'è niente. Che cosa cercano? Gli spiriti dicono che quei soldati vogliono fare delle brutte cose al nostro sacro monte. Tranquilla, nonna. Andrò a Monterrey e parlerò al governatore. Gli dirò di fermarsi. Però, pare che il governatore Parasol faccia una bella vita. Puoi dirlo, mentre il suo popolo sta morendo di fame e di sete. Io mi lavoro il governatore, Ines. E io mi farò dire da monasterio tutto quello che sa su quella strada. Vostra Eccellenza, vi prego, permettetemi di presentarmi. Io sono Don Diego de la Vega. Oh, Don Diego! Ho sentito parlare tantissimo di voi. Sono stato nominato governatore mentre voi vi trovavate in Spagna. Dicono che voi siate un cavaliere molto promettente. Oh, Don Parasol, siete troppo gentili. Su, ditemi, mio caro Diego, che effetto vi ha fatto tornare qui in California? Beh, devo dire che ho notato molti cambiamenti, purtroppo. Prima che andassi in Spagna, nessuno avrebbe fatto lavorare i poveri Chumash come schiavi per gli interessi della corona. Che cosa state dicendo? Io non ne so nulla. Sto parlando della strada sulla montagna dei Chumash. Oh, io non conosco questo progetto. Non mi occupo mai delle noiose questioni che riguardano quei selvaggi. Non sapete niente di questa storia? Ma che ci sarebbe di male nell'impiegare questi... Chupas? Chumash. Oh, già, anche i loro nomi sono così complicati. Voi capite cosa intendo, non è vero? Signorita, è un grande piacere vedervi qui. Mi concedereste l'onore di un ballo? Con molto piacere, capitano. Ho saputo che state costruendo una strada sulla montagna. Perché? Non c'è nulla di interessante lassù. Oh, lo sapete. Sì, in effetti vi confesserò che ho diversi progetti, però direi che queste non sono cose di cui discutere con una signorita così graziosa come voi. No, ma voi potete parlarmi di quello che volete, capitano. Andiamo, andiamo, andiamo.
Voi siete molto curiosa, mia dolce Ines. E va bene, allora vi confesserò un segreto. La donna che mi sposerà diventerà ricca. Molto ricca. Se ho ben capito, capitano, voi state per diventare ricco. Non crederete che voglia passare tutta la mia vita nell'esercito, vero? Io ho parecchie risorse e credo che potrei essere un eccellente ranciero. Ma prima mi serve un po' di terra e una moglie. Mi avete pestato un piede, capitano! Perdonatemi. Mi dispiace moltissimo, signorita. Beh, se volete scusarmi, ora vorrei raggiungere mio padre. Mio caro Bernardo, che buono, sono così affamato. Scordavo che non puoi sentire quello che dico, quindi credo di poterti raccontare un segreto. Il capitano vuole sfruttare la miniera della montagna, ma ha qualcosa a che fare con l'esercito questa storia? No! Oh, quei poveri Chumash! Non mi piace questa faccenda, Bernardo. Comunque mi ha fatto bene sfogarmi con te, anche se so che non senti niente! Se non altro ora mi sento più leggero. Sergente Garcia. Sì, capitano. Prepariamoci, si ritorna a Los Angeles. Sì. Una miniera. Ora capisco perché Monasterio è convinto di diventare ricco. Ma che genere di miniera sarà? La cosa strana è che Parasol sembra non saperne niente. Quindi il capitano sta pensando di tenere tutto per sé. Un bel furbacchione. Mi domando che cosa ne pensi, Zorro. Certo, è stato un viaggio stancante. Beh, andrò a riposarmi un po'. E voi dovreste fare lo stesso, figlioli. Sì, lo faremo sicuramente, padre. Bene, allora siete pronti? Forza, andiamo! Su, vieni! Questo è un nascondiglio segreto che mi ha lasciato mia madre in eredità. A parte te, Ines, nessuno deve saperlo. Ma qui sotto vive anche un mio fedelissimo amico. Ho domato io stesso questo cavallo. Quando siamo partiti per la Spagna l'ho affidato a un indiano che se ne è preso cura. Così nessuno potrà mai collegare questo cavallo a noi. È il miglior cavallo del mondo. Bene, ci vediamo più tardi. Andiamo, soldati. Vi voglio obbedienti e scattanti. Oggi non c'è il sergente Garcia. Sì, signore! Signore, sì! Oh. Chi è quell'idiota che... Ma siete voi, signorita Ines? Ecco, vedete, io... Vi è capitato un incidente? Oh, sì, capitano. Temo che si sia rotta una ruota. Non vi preoccupate, la sistemeranno i miei uomini. Ehi, voi, al lavoro! Sbrigatevi! Sì, signore! Subito, signore! Incapaci! Oh, oggi c'è un caldo davvero insopportabile. Sento che la mia gola sta andando a fuoco. Ehi, tu! Sì, capitano. Sto ancora aggiustando la ruota. Prima voglio che tu vada a prendere un po' d'acqua fresca per la signorita. Muoviti! Perdonatevi, vi prego. Sì, signore!
Ogni volta è la stessa storia. Perché devo fare sempre io tutto il lavoro? Non è divertente, Gonzales. Di che state parlando, signore? Lo sai benissimo. Non osare tirarmi addosso un'altra pietra. Ehi! Siete stato voi a tirare delle pietre a me. Sei stato tu, selvaggio irrispettoso. Adesso te la farò pagare. Ora sapete anche voi che effetto fa essere frustati. Zorro! Zorro! Soldati! Catturate quell'uomo! Voi attaccate a destra, gli altri a sinistra! Forza! No, un momento! Fermi! Volevo dire, voi a destra con gli altri! Non quella destra! La destra che è dall'altra parte! No, volevo dire a sinistra! Grazie. Può darsi che esistano metodi più semplici, sergente! Perché non venite qua su a prendermi? Ehi, tornate subito qui! No, va bene, pazienza. Non posso pensare a tutto io. Zorro! Stai attento! Sto venendo a prenderti, ormai non hai più scappo. Avrò la mia promozione! Dodo! Caporale Gonzales, sono il tuo sergente e quindi sarò io il soldato che catturerà Zorro. È chiaro il concetto? Se fossi in voi, andrei a cercarmi un riparo. Credo che pioverà. Ma che dici? Non c'è nemmeno una nuvola! Quanto tempo ci vuole per aggiustare una ruota? Oh, andiamo, non ve la prendete, capitano. Ora mi sento molto meglio, e questo grazie a voi. Più in fretta, soldato! Sì, ho fatto! Ho finito, capitano! Beh, finalmente! Mia cara signorita Inés, vi prego di scusarmi, vi accompagnerei volentieri a casa, ma ho molto da fare. Vi ringrazio comunque. Adios, capitano. Spero che il mio incidente li abbia rallentati a sufficienza. Attenti! Ne arrivano altri! Vuoi fare qualcosa, Gonzales? Se si ostruisce il passaggio della miniera, il disonore cadrà su di noi! E non sarà l'unica cosa che cadrà su di voi! Addosso! Prendiamolo! Questa volta non riuscirà a cavarsela! Non raccogliete le spade, signores? Perché sei in mutande, Gonzales? Andiamo! Che bello, sono arrivati i rinforzi! Zorro! Salve, capitano! Siete arrivato tardi! No. Che cosa aspettate? Arrestate quell'uomo! Sì, signore! Dai ordini! State indietro! Capitano! Su, venite avanti, non siate timido. Ora ti sistemo io, manigolda. No, così non è valido. Sta per saltare tutto in aria! Ah!
mia miniera è stata distrutta. Io odio quel bandito. C'è un lato positivo. Ci siamo sbarazzati di Zorro. È rimasto dentro. È rimasto schiacciato come una tortiglia tra tutte quelle enormi rocce. Povero Zorro, che brutta fine. Ehi, guarda, Bernardo. Hai visto? Si tirerebbe argento, sei d'accordo? Ora sappiamo cosa stava cercando Monasterio. Capitano Monasterio! È Zorro! È ancora vivo! Pensavate di sfruttare questa miniera senza avvertire il vostro governatore? No, no, no! Non vi sembra che sia un comportamento un po' scorretto? E va bene, terrò la bocca cucita. Promesso! Parasol non lo saprà mai! Adios! È stata tutta colpa tua, incapace! Già, è stata tutta colpa vostra, incapace! Mentre voi, capitano, siete sempre il migliore di tutti. Grazie, Zorro. Sai, sono molto fiera di te. Ti ho insegnato tutto quello che ho potuto. Oh, nonna, sono sempre stata affascinata dai segreti dei nostri antenati. Muoviti! E anche tu! E cosa sta succedendo qui, signore? Il capitano Monasterio ci ha chiesto di radunare tutti gli uomini della zona. Forse questo è un po' troppo anziano, però... Ora ascoltatemi bene. I Chumash non sono i vostri schiavi. Perciò state attento a quello che fate, viso pallido. Fuoco! Smettetela, basta! Ripartiamo! Ehi, un momento! Meglio che torniate a casa vostra, signorita della Vega. A casa mia? Anche questa è casa mia, caporale. Non potete portare via i nostri uomini. Eccolo! È lui, il governatore! Sta arrivando! Ah, finalmente! Cosa? Caro Don Diego, mio amato amico, è sempre un grande piacere rivedervi. Ah, Don Parasol. Eccellenza! Don Diego, come riuscite a trovare dei vestiti così raffinati ed eleganti in queste terre selvagge? Vi dirò, eccellenza, questi polsini sono di Siviglia. Sono ricamati con filo d'argento. Tenetemelo lontano! È un canto stregato! Vattene via! Non ti vogliamo qui! Seguitemi, eccellenza! Non c'è nulla da temere, vi proteggerò io! E ho una bella sorpresa per voi!
Vi comunico che sta per arrivare molto denaro nelle casse reali. Molto denaro. Questa sì che è una meravigliosa notizia. Tutti questi balli, feste, ricevimenti sono terribilmente costosi. Certo. Già, bisognerà intervenire. La miniera d'argento ci darà grandi ricchezze, una fortuna. Anche perché la manodopera sarà a costo zero, visto che obbligheremo gli indiani Chumash a lavorare. Capitano, signore, c'è una visita. Ah, ti avevo detto che non volevamo essere disturbati. Oh, fantastico. Don Diego mi manda l'indirizzo del suo Sart di Siviglia. Ah, a me non interessano queste frivolezze. Parliamo liberamente, tanto questo ragazzo non può sentirci. Non può certo riferire a Zorro che ci sarà un'intera armata ad attenderlo, se solo oserà avvicinarsi ancora una volta a quella miniera. Questa volta nemmeno Zorro riuscirà a fermarci. Eh? No, Bernardo. Zorro non può bloccare la miniera come ha fatto la volta scorsa. È troppo ben difesa. Diego! Diego, eh? È terribile. Tutti gli uomini del villaggio sono stati portati via. Che cosa? No, Zorro deve fare qualcosa. E subito. Già, così poi manderanno altri soldati. No, dobbiamo trovare un'idea che li tenga lontani da quella miniera una volta per tutte. Cosa ne dici di una frana? Oh, forse dovremmo deciderci a cacciare quel monasterio per sempre. Oh, Diego! Ines, ma cosa succede? Oh, Maria! È tutta colpa del nuovo profumo di Ines che mi ha provocato un'insopportabile emicrania. Oh, poverino! Gli serve un farmaco. Sono sicura che quella miracolosa poltiglia medicinale a base di fegato di condor farà al caso suo. Oh, ottima idea! Ne ho appena ricevuta una questa mattina. Venite! Diego non si rende conto di quanto sia urgente la questione. Lo sai anche tu come è fatto. E invece bisognerebbe agire subito. Bravo! Sono contenta che tu sia d'accordo con me, Tornado. E va bene. Coraggio, mettiamoci al lavoro. Andiamo, Diego. Niente capricci. Questo è il rimedio ideale. Forza! Oh. Caspita, Maria. Funziona davvero. Mi sento già molto meglio. Dammi un po' anche a Bernardo. Ines? Ines! Ines! Il mio costume di Zorro. Incredibile, ma come ha potuto... Lo ha fatto! Lo ha fatto davvero! Guarda, Bernardo! Vediamolo! Non deve fuggire! Lo stiamo raggiungendo! Abbiamo preso, Zorro! Ah? Ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo finalmente! Ora sei mio, Zorro! Arrestatelo! Sì, signore! Dolce sorellina, questa volta hai superato te stessa. Non penserete che mi farò arrestare così facilmente, capitano! D'accordo, d'accordo. Sembra che se la stia cavando piuttosto bene. Avete perso qualcosa, sergente? La vostra dignità, per caso? Oh, andiamo, Bernardo. Sono molto più divertente io, ammetti. Oh, forse non sei così in gamba da sfidare il grande Ramirez. Che peccato.
Adoravo quella frusta. Sono dietro di voi, Ramirez! Cosa stai facendo? Togliti dai piedi! Oh, che banda di incapaci buoni a nulla! Dovrò catturare io stesso, Zorro! Adesso non hai più scampo, Zorro! Garcia! Gonzales! Sì, capitano, signore! Eccomi! Sono qui, mio capitano! Aiuto! Aiuto! Ehi! Non so nuotare! Da una mano al sergente prima che getti discredito sull'intero esercito! Però, chi pensava che avrei salvato Zorro? Che cosa vi è successo? Sono caduta nel fiume. Il mio cavallo doveva essere un po' nervoso. Vedi, mi ha fatta cadere in acqua. Una bella sfortuna. È strano che il tuo vestito sia asciutto e i capelli bagnati. Sarà il caso di asciugarli. Non vogliamo prendere un raffreddore, vero? Oh, sono sicuro che saprebbe affrontare un semplice raffreddore. Ha affrontato dei pericoli peggiori. Non mi piace che ve ne andiate a cavallo da sola. Potrebbe essere pericoloso. Lo so. Hai ragione. La mia sorellina è sempre stata un tipo imprudente. Forse spera che arrivi Zorro a salvarla. Va bene. Ammetto che interpretare Zorro non è stata la mia migliore idea. Vorrei tanto che qualche magia facesse sparire quei farabutti. Ma certo, questa è un'ottima idea. Ora Zorro può entrare in azione. Qualcuno mi saprebbe spiegare in che modo Zorro potrebbe riuscire a sconfiggere Monasterio e i suoi uomini con un ombrello? L'idea sarebbe un'altra. Capitano, vi annuncio che se questa vostra operazione avrà successo, voi sarete promosso tenente colonnello a Monterey. Andrà tutto bene. E Zorro non potrà fare nulla per impedirlo. Andiamo, datevi una mossa! Coraggio! Sbrigatevi! Muoversi! Mettici più energia! Coraggio! Ti aiuto io! Questi selvaggi trovano sempre qualche scusa per battere la fiacca. Fateli lavorare o vi assegnerò doppi turni! Oh, ma qui non ci si ferma mai! Andiamo! Muoversi! Le montagne sacre agli indiani Chumash non perdonano chi le sfrutta, capitano! Estraendo argento risveglierete la collera della montagna! E la maledizione cadrà su di voi! Oh, la maledizione? Zorro! Prendetelo presto! Lo voglio in catene! Su, avanti! Perché non ci provate? Andiamo! Sergente, forza! Presto! Andiamo! Via! Cosa? No! Oh, stanno scappando! Oh, no!
Quel manicotto mi farà impazzire! Se c'è una cosa che non sopporto è cavalcare lungo i sentieri di montagna! Ah, state cominciando a pensare alla pensione, sergente? Fate pure con calma! Forza, andiamo a prenderlo! All'attacco! Finalmente un po' d'azione, soldati! È nostro! Non può sfuggirci! Questa volta non hai scampo! Quando ti avrò catturato, il capitano mi promuoverà a sergente! Ah, oh, ma certo! Sono sicuro che ce la farete! Mi spiace, per la vostra promozione dovrete attendere ancora un po'. Adios, señores! Ehi, sergente! Scappate? Oh, cosa dirà il vostro superiore? Io non stavo scappando. Io stavo semplicemente controllando che nessuno mi seguisse. Su, venite qui. Vi assicuro che non vi farò del male. Non molto, almeno. No! Ho servito l'esercito con passione e lealtà. Gonzales, vendicami! Mi ha fatto una zeta! Bene, si è messo in trappola da solo. Sei pronto, tornato? Ma dov'è? Guardate, quel mantello è di Zorro. Oh no, è proprio suo. Ma che codardo! È saltato giù perché non ha avuto il coraggio di affrontarmi. Oh, Zorro, eri così giovane. Non è giusto che tu sia finito così. Buon vecchio Garcia. A quel punto, Zorro non aveva scelta. Ha fatto un gran salto e si è sfracellato di sotto. Splat! Mi dispiace di non aver potuto assistere di persona alla scena. Ora andate a recuperare il corpo e voi riportatemi quei selvaggi. Sì, sbrigatevi! Voglio che i lavori ricomincino al più presto. Signore. Un momento, e la maledizione? Non sono tranquillo. Zorro ha detto che ne saremmo stati colpiti se avessimo sfruttato la miniera. Oh, su, andiamo, Vostra Eccellenza. Non vorrete dirmi che credete veramente a queste sciocche superstizioni? Laggiù! Fantasma di Zorro! Sì, direttamente dall'aldilà. Sentivate già la mia mancanza? No, non esistono i fantasmi. Coraggio, soldati, seguitemi! Yuhu, dove siete? No. Vieni qui, Zorro! Dove sei? Io sto proteggendo il governatore! Sergente! No!
Sei tu, Zorro? Sono qui, proprio dietro di voi, caporale. Un'altra Z. Zorro! En garde! Ora sei finito! Coraggio, capitano! Sforzatevi un po' di più! Non puoi certo imbrogliarmi con un po' di fumo e qualche specchio! Ne siete proprio sicuro? Destra, sinistra! Destra, sinistra! E adesso? È giunta la tua fine, Zorro! Poveri noi, che facciamo? Vorrei tanto diventare invisibile! Oh, madre mia! Come avete osato violare le viscere di questa montagna? Ora verrete colpiti da una tremenda maledizione! Siete destinati a precipitare nelle tenebre eterne! Mi scongiuro! Portatemi via di qui, capitano! Capitano! Aiuto! Fermate questo cavallo selvaggio! Insomma, capitano, in che razza di mostruoso pasticcio mi avete cacciato? Come avete osato? Sappiate che potete anche scordarvi la vostra promozione! Per sempre! È chiaro? Peccato che la guarnigione se ne sia già andata. Lo spettacolo era appena iniziato. Sono stata piuttosto brava, eh? Sì, non male. Ma in ogni caso ho dovuto salvare te prima di aiutare gli indiani Chumash. Oh, grande Zorro!